Buonasera. Buonasera, grazie per l'occasione. Volevamo parlare un po' della situazione della caccia a livello lombardo, visto che siamo alla LAC Lombardia, e vorremmo chiedere quali sono i problemi legati alle migrazioni, agli uccelli migratori, quindi ai flussi migratori delle varie specie in Europa che transitano sul nostro paese, sulla nostra regione. Allora, grazie a voi. I lombardi non amano i migratori, si potrebbe dire, non amano i migranti umani, i padani, e non amano gli uccelli migratori, perché in effetti la nostra regione è un inferno organizzato a livello legislativo per massacrare il maggior numero di uccelli migratori, e questo attraverso una serie di meccanismi che consentono ai cacciatori di uccidere delle specie che non sono consentite nel resto d'Europa e con dei mezzi che non sono consentiti nel resto d'Europa e per lo più neanche nel resto d'Italia. Si tratta del fatto che i cacciatori lombardi, soprattutto nel nord-est della Lombardia, Bergamo e Brescia, vogliono cacciare gli uccelli migratori ogni autunno con le reti, e questo sarebbe l'uccello agione, che è un mezzo di caccia non consentito dall'Unione Europea, perché le reti non sono selettive. Un mezzo di caccia selettivo è il fucile: quando uno vede un uccello decide se è una specie protetta o no e si può sparargli. La rete invece prende tutto, perciò oltre che essere micidiale è di per sé stessa un mezzo che non distingue fra gli uccelli protetti e quelli cacciabili. Allora l'Unione Europea ha proibito la caccia con le reti. Continuiamo a parlare di Unione Europea, perché l'Unione Europea ha fra le sue prime direttive quella sulla conservazione degli uccelli migratori, il che è logico, perché gli uccelli migratori sono un patrimonio comune di tutto il continente, quindi non si possono tutelare in una nazione piuttosto che in un'altra. Nidificano in Svezia, in Polonia, in Germania, poi vanno a svernare in Africa e passano sull'Italia in autunno, poi ripassano in primavera, quindi dovrebbe essere addirittura un meccanismo congegnato a livello non solo europeo ma anche africano, quello che li accompagna in tutte le loro migrazioni. Quindi l'Unione Europea ha stabilito come prima cosa le norme per la tutela degli uccelli migratori, una delle sue primissime direttive. L'Italia da allora l'ha sempre violata, stavo dicendo dell'uccellagione. L'uccellagione adesso attualmente non è più un mezzo di caccia, nel senso che una volta gli uccelli che fanno le reti venivano uccisi come si fa con il fucile, adesso non si può più fare questo. Vengono catturati con le reti per usarli come richiami. Richiami vuol dire che chiamano altri uccelli della loro stessa specie. Cantano e gli uccelli della stessa specie sono richiamati vicino al cacciatore che gli spara da un appostamento fisso, di solito da un cosiddetto capanno. Quindi vengono tenuti in gabbiette come questa. Questa gabbietta, dimensioni minime, le regioni che ospitano i cacciatori migratoristi come la Lombardia e il Veneto hanno emanato anche delle norme apposite che dicono che si possono tenere gli uccelli qua dentro, perché altrimenti sarebbe un maltrattamento. Se uno tiene un canarino in una gabbia così piccola è un maltrattamento, se tiene un uccello selvatico non è un maltrattamento, perché è un maltrattamento istituzionalizzato, viene tenuto così allo scopo della caccia, il tutto in una regione che è massicciamente contraria alla caccia. La regione Lombardia ha votato a maggioranza contro la caccia nel referendum nazionale, è stata una delle poche regioni in cui si è raggiunto il quorum, quindi la regione Lombardia e i lombardi sono contro la caccia, eppure la loro volontà non è ascoltata, anzi si continuano, e questa è una forma di caccia che non vede d'accordo nemmeno tutti i cacciatori, cioè quelli che cacciano la lepre per esempio, che sono contro la caccia degli uccelli migratori, quelli che cacciano i fagiani. Questa è una parte peggiore, diciamo così, dei cacciatori, quella più legata a forme distruttive, perché i fagiani sono in qualche modo gestiti. Questi sono uccelli invece selvatici che arrivano, come ho detto, da altri posti, sono protetti e vengono massacrati qui. Allora l'uccellino viene preso con la rete, viene messo in questa gabbia. Poi c'è un altro problema, cioè che non canterebbe in autunno, perché gli uccelli cantano in primavera. Per far sì che canti in autunno quando serve, viene tenuto al buio tutto l'anno. Quando vede la luce, canta. Una volta si accecavano addirittura, così cantavano tutto l'anno e non c'era più problema. Questo è stato proibito. Però tutte queste norme, queste proibizioni, in senso migliorativo che dico, adesso vengono applicate su per le valli dove non c'è nessuno. Per esempio l'uccellatore lì da solo con la rete prende un uccello
che per noi è un pettirosso, per lui è un uccello vietato, ma che è buonissimo con la polenta. Quali sono le reali prospettive di questo uccello di essere liberato se l'uccellatore è da solo con la sua preda e nessuno lo controlla? Certo, ci sono le guardie che lo guardano, viene liberato. Se no, cosa succede? Ci fidiamo degli uccellatori? No, noi non ci fidiamo degli uccellatori, che sono la parte peggiore dei cacciatori, soprattutto come numero di vittime. Qui si parla di milioni di uccelli. Come se non bastasse l'uccellagione, c'è il fatto che tutto il maltrattamento che sono legati agli uccellini che vengono usati come richiami, ci sono le cacce in deroga. Deroga al regime di protezione che sempre a livello europeo alcune specie ne godono. Allora, sono protette, ma eccezionalmente si possono cacciare. Solo che questa misura che è stata pensata dall'Europa riguarda per esempio i gabbiani in un aeroporto. Ci sono dei gabbiani che insidiano il traffico aeroportuale. In deroga al fatto che i gabbiani sono protetti, potete ammazzare 20 gabbiani in quel posto lì. Questa non è caccia, è un'altra cosa. Invece la regione Lombardia fa cacciare centinaia di migliaia di uccelli da tutti i cacciatori, che non rappresentano una minaccia per nessuno, perché è una caccia tradizionale. Però fra i motivi per cui sono previste le deroghe, la tradizione non è inclusa. Quindi cosa succede? Ogni anno vengono cacciati i fringuelli, le peppole, i prispoloni, i frosoni, gli storni, e ogni anno l'Unione Europea chiede al governo italiano di intervenire, perché l'Unione Europea dialoga solo con il governo nazionale. Il governo deve far funzionare le regioni, farle allineare con quali sono gli impegni internazionali che ha preso. Quindi cosa succede? Che vengono inflitte delle sanzioni all'Italia. Queste sanzioni sono delle sanzioni di natura economica. Quindi praticamente succede che tutto il comparto, per esempio il comparto agricolo dell'Emilia Romagna, quest'anno si è convinto a cacciare gli storni solo nelle immediate vicinanze della frutta che loro danneggiano, perché così è una deroga regolare prevista. Cioè, se c'è un frutto pendente, allora si possono uccidere gli storni che lo minacciano, non si possono uccidere gli storni in tutta la regione, altrimenti viene multato con la sospensione degli aiuti europei tutto il comparto agricolo della regione Emilia-Romagna. In Lombardia non ci siamo ancora, quindi noi saremo sanzionati anche questa volta per tutelare queste incomprensibili protezioni politiche di cui godono i cacciatori in regione Lombardia. E il Consiglio regionale lombardo, che si vanta di essere uno dei più evoluti d'Italia, o con una maggiore, che rispecchia una società così sfaccettata come quella lombarda, o dovrebbe sfaccettarla, o dovrebbe rispecchiarla, quando si tratta di cose di caccia si riunisce tirando fuori, perché sono cose stagionali, le devono decidere subito, se no gli uccelli passano, si riuniscono con il massimo tempismo e con una stretta disciplina e votano massicciamente in favore dei cacciatori. Come se non ci fossero, a parte ogni altro discorso, altre misure più urgenti da prendere in una regione come la Lombardia, anche da questo punto di vista ci troviamo di fronte a una situazione scandalosa. Parlando di numeri, allora, la caccia in deroga riguarda circa 500.000 uccelli che sono ufficialmente consentiti da abbattere. Poi ci sono moltissimi altri animali, specie che non sono in deroga, ma sono a caccia normale, quella che va bene anche l'Unione Europea, e comunque questa è una cosa che riguarda circa 80.000 persone in Lombardia adesso. I cacciatori sono diminuiti tantissimo, sono diminuiti a livello nazionale e a livello locale in tutte le regioni. Si sono dimezzati in pochi anni, e soprattutto la classe di età ci fa pensare che sia una cosa assolutamente legata al passato, ma si tratta di una realtà che continua a incidere anche economicamente, e questo nonostante il fatto che da tutti i sondaggi risulta che ogni strato sociale, ogni zona geografica, ogni sesso, ogni classe di età e livello culturale è a maggioranza, sia pure variabile, contro la caccia. Naturalmente stiamo parlando della caccia come è adesso, non della caccia in genere che ogni tanto si dice, ma la caccia degli eschimesi. Stiamo parlando della caccia come viene fatta in Lombardia, cioè in un territorio altamente industrializzato, altissimamente antropizzato, nel 2000, una cosa inaccettabile. I danni che la caccia produce alla società, all'economia, la cosa ben nota ai proprietari terrieri e agli agricoltori,
e quest'anno la LAC ha scoperto che è addirittura dovuto un indennizzo, secondo l'articolo 15 della legge nazionale sulla caccia, la 157 del 92, è dovuto un indennizzo ai, come avviene sempre, ai proprietari, quando si usa il terreno di qualcuno, questo dovrebbe essere indennizzato. I proprietari non si possono opporre alla caccia, ai proprietari terrieri, secondo l'articolo 142 del Codice Civile, che è un'altra perla della legislazione italiana contro cui ci si è battuti con richieste di referendum, eccetera, il proprietario non può impedire l'accesso ai cacciatori, a meno che non recinti in modo costoso e difficilmente praticabile. Quindi è una cosa dovuta l'ingresso dei cacciatori nelle tue terre, però tu puoi avere un indennizzo. Questo indennizzo, che è dovuto dal 92, non è mai stato elargito né dalla regione Lombardia né da altre regioni italiane. Quindi stiamo avviando una class action con i proprietari terrieri che sono interessati a unirsi a quest'opera, che è una significativa della mala società e mala politica di cui la caccia si è giovata fino adesso, è stata favorita in tutti i modi, anche al di là di certi pilastri della società italiana come la proprietà privata, eccetera.